Vabbè. Molleremo al centro della terra, a dire questa è la vostra canzone, no? Voi sei belli che siete, lui però suo papà sembra un ragazzino, Andrea, cioè. Siamo ancora qua a tenerci, ciao. Siamo ancora qua, come ciao. Dice Vasco? Ciao, gente. Sì, gente. Ma voi fate, per baciate tutti, cos'è? Ciao, è incontenibile. Siamo ancora saluti, qua, come dai. Dice Vasco, infatti quello ce lo dovremmo ripetere tutti ogni è tanto. Vero. Siamo ancora qua. La cosa bella è, io da un po' di tempo, Serena, dico, tutte le mattine lo dico. Meno male sono ancora qua. Ma dovremmo dircelo tutti i giorni, perché ogni giorno è un dono. Senti, cominciamo con vedervi insieme dai raccomandati nel 2006. Cantate insieme. Vai. Questa è una bella chicca. Cantare d'amore non basta mai. Non ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non esistere, ho fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre e il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi all'improvviso e un buco al cuore immenso. Dieci ragazze per noi, solo per noi. Bene, mi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è troppo matto perché forse non sa che possa averne una per il giorno e una per la sera. Però quel matto ci conosce perché ha detto una cosa vera. Ma siete proprio adorabili. Ma tu capisci? Andrea, tu c'hai l'uscigoni e cominciamo così? No, ma da ridere, mica da piangere. Ah, ma allora, no, dall'emozione, no. Figurati. Tu hai raccomandato tua sorella, no? Sì, con i Gazzosa raccomandammo mia sorella Giada. Un programma carinissimo. Delizioso. Bene, amici. 22 anni. Siete entrati... vabbè, rinunciamo. Invecchiare non è così male se si considera... No, è vero. Se si considera l'alternativa, ecco. Siete entrati con questa lettera gigante che hai scritto tu, sì. Che è una canzone che è un omaggio di Andrea a Sandro, perché cosa era successo? Cosa è successo? Chi me lo vuole raccontare? Ma racconto io? Raccontalo tu. No, poi ti lascio la cosa della lettera. Cioè, tutto nasce da cosa? Che un giorno lui, partiamo un pochino indietro, lui scrive canzoni, si diverte... E ogni tanto viene da me in studio e mi dice: papà, ma tu qui cosa metteresti? Questo accordo ti piace? Giusto. Non ti piace? Poi lo fai più per divertimento che per professione, no? Mi sa, una passione, perché una di lavoro centrale. Fai altro. Esattamente. Okay. E quindi insomma si è trattato di fare la stessa cosa. Lui veniva, mi faceva sentire, però non mi faceva mai leggere il testo. Allora io dicevo: ma di cosa parla questa canzone? Ma niente, una cosa sto facendo, e poi cambiava qualcosa. Diceva. Fino a che un giorno trovo un foglio arrotolato, dimenticato, lì sul pianoforte, e io lo apro, era una vera e propria lettera, cioè era una confidenza che io leggevo e che mi rendevo conto che parlava di me. Perché cos'era successo? Da dove nasce tutto questo? Perché poi i fatti della vita, anche quelli che potrebbero sembrare più dolorosi, possono poi portare invece... a riscoprire dei sentimenti, a vivere le cose più intensamente. Qualche tempo fa tu sei stato operato per un meningioma che era partito, in realtà sembrava un ictus, giusto? Qual è stato il tuo primo sintomo? Allora, mi sono alzato tranquillamente, stavo benissimo, il giorno prima avevo giocato a pallone, quindi non avevo nessun tipo di sintomo. Mi alzo, faccio colazione e mentre ho finito la colazione ho sentito tutta questa parte della mano, il braccio che si addormentava, mi sono sentito questo lato della bocca che tirava e che si addormentava e mi sono spaventato. Certo. Sono spaventato, c'era vicino a me Marina, mia moglie, e quindi di corsa, pronto soccorso, eccetera, tutte le varie cose che succedono, ospedale, San Martino, di Genova,
tac, fino a che scoprono che ho questo problema che era un meningioma. Mi operano, vado in terapia intensiva, e il giorno dopo loro sono venuti in ospedale pensando di trovarmi in terapia intensiva, invece io ero già in corsia che facevo coraggio a tutte le altre persone, che andavo a parlare con uno e con l'altro e con l'altro, perché che sono anche un po' incosciente, devo dire la verità. E la sera prima dell'operazione, Andrea, Sandro, figlio e padre, vi telefonate, vi parlate. Che cosa vi siete detti, Andrea? Guarda, è stata una telefonata abbastanza tosta, perché sai, prima di un'operazione ci sono raccomandazioni, anche pensando purtroppo a come non dovrebbero andare le cose. E quindi sicuramente è stata una telefonata veramente drammatica. Ma per te, io ridevo. Erano lacrime da tutte e due le parti, proprio amore. Veramente terribile. E sicuramente... Ma drammatica perché tu pensavi, cioè tu avevi il terrore di che andasse male e glielo dicevi, cioè perché no, drammatica? No, era lui che chiaramente facendo un'operazione diceva: Andrea, guarda, dovesse andare come non deve andare. Stava facendo una sorta di testamento verbale, non avevo capito. Esatto, quelle telefonate. Gli hai dettato le tue ultime volontà. Ma non se lo ricorderà nemmeno. Il discorso. Però tu te lo ricordi quello che ti ha detto. Sì, me lo ricordo e non lo voglio ripetere. Però diciamo che da lì sicuramente è nata la voglia e la volontà di dirgli delle cose. Okay. E il modo così migliore da fare era scrivere musica, una canzone, quindi col suo modo di comunicare. Mi sembra giusto. Adesso ripartiamo dai tuoi grandi successi. Signora mia, gli occhi di tua madre, sarà la nostalgia. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che negli occhi miei sapesse quante volte si è fermata e nei miei sogni la vedevo addormentata. Poi mentre ascoltavo le tue belle canzoni, Sandro, pensavo, in effetti uno non ci pensa, però se tu sapessi che c'è un evento importante della tua vita, che cosa diresti alle persone alle quali vuoi bene? Guarda che è un tema fondamentale nella vita, perché magari il momento prima di affrontare appunto un intervento chirurgico, che è sempre che preoccupa comunque, chiaro, insomma, che sempre la scienza. E tu poi che dici? A chi chiami? Vero? Assolutamente. Momenti delicati. Certo. Che succede, può accadere a tutti. Può accadere a tutti. Ma a maggior ragione, cioè fosse stato ti rompi una gamba, un braccio. Certo. Cioè la testa è un discorso un po' particolare, no? Quindi io non sapevo nemmeno poi che cosa avessi. Cioè, i medici hanno parlato di che era una situazione che forse avevo preso anche una testata o che addirittura era congenita, quindi certo. Non si sapeva, si è scoperto che era un meningioma quando mi hanno operato e poi fortunatamente con l'esame istologico era negativo, quindi è stato un sospiro di sollievo incredibile. Però in quei momenti, quando devi andare a subire un'operazione così, il mio magone, ma che io avevo in continuazione, era perché lasciavo qualche cosa di importante nella mia vita. Lasciavo i miei figli, i miei nipoti, lasciavo gli affetti, lasciavo tutto quello che vivo giorno per giorno e che è tanto, è veramente tanto. E questa cosa poi ti ha cambiato?
perché tu mi sembri una persona super ottimista, non mi sembra papà un insomma, mi sembra uno molto vitale. L'ottimismo ci contraddistingue in vero? Famiglia, assolutamente. Si vede, lui pure è simpaticissimo, già ho capito. E dico, questa cosa però ti ha cambiato, ti ha dato più vitalità, perché poi è sempre così quando uno... Mi ha dato un modo di vivere diverso. Io l'ho detto prima, da un po' di tempo vivo alla giornata, perché non ho più 20 anni e quest'anno a dicembre saranno 74, quindi non sono nemmeno ragazzi. Lo sai che la mia teoria è che i 70 sono i nuovi 50, i 50 sono i nuovi 30, quindi Romina, che risi, già siamo là che non sono mai nate, manco Madonna, sono all'asilo. Grazie. Scusa, Sera, posso fare una domanda? Vai. Ma scusa, un padre così bello, un sex symbol da 50 anni, no? Sempre così sorridente, così buono, così... Ma ci avrà una parte anche per cui è un padre come quello, come tutti gli altri? Che io non ho mai visto una persona più bella e buona di Sandro Giacomo. No, conosciamo da 30 anni che è così. No, se tu sentissi il suo repertorio di barzellette cambieresti sicuramente idea. Ce la vuoi raccontare una? No, meglio di no. Ma perché? Non si può fare. Perché non fanno ridere? No. Terribili, no? Sono sempre le stesse che si ripetono. Però vabbè, allora scusa Serena, lui dice così, poi le in camera e poi quando è fuori con gli amici le racconta tutte. Hai capito? Bisogna tramandarle, noi saremo la croce dell'umanità con le barzellette di Giacobbe. La tradizione omerica, capito? Dopo l'Odissea adesso arriva le barzellette di Sandro Giacobbe. È che non c'è un ricambio. Senti, ci vediamo i tuoi Sanremo, vai. Va detta una cosa, perché poi io guardo sempre le radici delle persone che sono spesso anche comuni a noi. Tu vieni da una famiglia semplice, sei nata a Genova, i tuoi genitori erano del sud, un papà che tu hai riportato in Sicilia perché lui non era più riuscito a rientrare, giusto? Sì, è stato l'anno del Sanremo nel 76 e lui mancava dal suo paese che era Mascali, in provincia di Giarre. E quindi aveva questo desiderio di tornare dopo tanti anni e quindi tornare con me famoso perché ero lì per dei concerti. Certo, immagino, pensa che gioia. E lui è... Sì, tu l'hai conosciuto il nonno? Sì, nonno. È tutto da lui nasce, sulle barzellette praticamente del nonno, che è da lì che nasce tutto. Il nonno era... E la nonna si scoppia a piangere la prima volta che ascolta la tua canzone alla radio, giusto? Beh, lì è stato drammatico. Lei piangeva perché il primo singolo... 45 si chiamava Per tre minuti e poi lo cominciano a passare su Radio Monte Carlo e quindi la prima volta che io ho sentito la mia canzone su Radio Monte Carlo eravamo in macchina, stavamo andando a casa e parte alla radio Per tre minuti e dico ma questo sono io, mia madre che piangeva, io che sbandavo con la macchina. È stato un mezzo disastro, però l'emozione è stata fortissima. Pensa, un sogno che hai per tutta la vita, e che poi, improvvisamente senti la canzone. Posso dire una cosa pure un po' retorica? Condividerlo con la mamma, però è sempre stato meraviglioso, bellissimo. Dai. No, è vero. Senti, è vero. Signora mia, te la fanno diventare un grande successo grazie all'intervento di Cerruti, sì, che direttore artistico, e lui
sente questa canzone, chiama Daniele Pace e dice: mettiti con sto ragazzo, vi dovete mettere lì a lavorare, fare insieme, fate un LP che si deve chiamare Signora Mia, che aveva sentito questa canzone. E senti, invece gli occhi di tua madre, sappiamo la storia, che tu avevi flirtato con una signora. Adesso, detta così, Serena. Flirt non è una parola, lui ride. No, adesso allora, ti tocca, dai. Ma no, flirtare non vuol dire nulla di sconveniente. No, due bacini, dai, due bacini. In maniera lieve. Brava, due bacini. Allora, io questa è diciamo, scientifico. Io ero ancora sconosciuto, suonavo nei vari locali di Genova. Sì. In un locale avevo conosciuto questa bellissima signora. E quando arrivava mi dava il bacino, ci vedevamo. A un certo punto, dopo qualche mese, ho cambiato posto, sono andato a cantare in un altro posto, dove poi abbiamo fatto 2 anni in quel posto lì, però c'erano molti giovani che venivano a ballare. Lì c'era ancora il pomeriggio e la sera. In uno di questi pomeriggi ho incontrato lì una ragazza. Allora, ragazza, aveva 16 anni, una ragazzina. Allora l'ho vista per 2 o 3 settimane e poi ho detto: ma scusa, vieni stasera, no? Visto che io canto qua. Dice: ma no, mia mamma non mi fa mai uscire la sera. Insomma, che la settimana dopo arriva lì con la madre, e la madre era la signora che aveva conosciuto. Bravo. Scelto la qualunque, a che tempo così. Che fa? Guardate che succede. Signore e signori, musica! Ma che regalo? Musica! M'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi all'improvviso e un tuffo al cuore immenso, se ci penso. Meraviglioso, Antonio Albanese. Poi Fazio è anche ligure, no? Sì. Ma qualche consiglio sentimentale te l'ha dato papà? Guarda, no. Lasciamo stare. No, così, noi abbiamo passato un periodo dove abbiamo vissuto insieme solo io e lui, no? E periodo dopo io mi sono separato e quindi lui è venuto a stare con me per qualche anno. E qualche anno abbiamo proprio convissuto quanti insieme. Quanti anni avevi? Dai 18 fino ai 24, quindi un po' di anni insieme abbiamo vissuto, e ti assicuro che la sera era lui quello che mandava i messaggini con due... Ma io lo sapevo, immaginavo, quindi sai io ero quello che guardava i film tranquillo, non c'avevo nessuno che mi scriveva. No, memoria i messaggi. Ma no, scusami, no, come nessuno ti scriveva? No, mi scriveva anche a me, però ti assicuro che lui era molto multitasking. Come? Sei innamorato ora? Sì, assolutamente. No, volevo fare già lanciare appelli, questa mia trasformazione in Marta Flavi, agenzia matrimoniale. No, ha una ragazza stupenda che si chiama Alice, bellissima. Dobbiamo fare un pupo però. Ciao Alice. Dobbiamo fare un pupo come tuo. C'è tu sei nonno, ma di tuo fratello Alessandro, giusto? Sì, poi lo avete già raccontato, però questo va detto anche perché diciamo, tu sei stato male quando eri bambino, avevi 12-13 anni, cioè, hai avuto un tumore, insomma, una roba. Sì, noi non ci facciamo mancare niente. Immagino com'è stato per te affrontare la malattia e per te, diciamo, assistere un figlio in una cosa terribile. Allora, per me è stato... Ero un ragazzino, ero un adolescente, quindi io sapevo e non sapevo, anche perché avevo un percorso da fare di terapie, e sapevo che quelle poi mi avrebbero portato a tornare a giocare a pallone. Quello era solo l'unica cosa che mi interessava. E in casa, da mio papà, mio fratello e mia madre, non c'è mai stato un momento in cui mi abbiano fatto sentire... malato, e questa secondo me è la cosa più importante
di messaggio da trasmettere. Anche a chi sta vivendo situazioni simili a casa. Momento, sì. E non lo facevi sentire malato, ma dentro di te cosa si scatenava? Beh, io mi fermavo tutte le sere lì all'ospedale Gaselini, dove era lui. Sotto c'era una Madonnina e io mi fermavo lì e speravo che il tumore lo prendessi io e non lui. E poi il Signore mi ha accontentato, quindi vedi, cioè, non ci sono proprio mai stati problemi in questo senso. Ma io vi amo. Vabbè, ma comunque dai, su, adesso ci vediamo queste le canzoni che tu hai scritto per Gianni Nazzaro, Signora Addio, e una, e L'amore è una gran cosa, che l'hai scritta per Gianni Dorelli. L'avevo scritto L'amore è una gran cosa per Gianni Dorelli, e Questo sì che amore, che ha vinto il disco per estate per Gianni Nazzaro. Che poi c'ha anche una storia questa canzone. Vai. Perdoni questo addio, tanto antico e tanto bello, ma il senso del mio amore è sempre quello. Perdoni questo addio, tanto bello e tanto antico, a cosa serve continuare ora che tutto è finito? Ma tu puoi fare quel che vuoi, che bella come sei, l'amore è una gran cosa insieme a te. Tu invece muori per un altro come me, ma perché avere due avventure quando sai che voglio bene a te? Bene, adesso andiamo a cantare. Diceva che Gianni Nazzaro somigliava a Tananai. A Tananai, vabbè. Sì, bravo, c'è una foto vicine, può c'è essere. Una grande... Andiamo a cantare, ma sì. Mi racconti com'è andata con questa canzone di Gianni? La canzone di quella Zanni, ma c'è tutto un... Ti sei perso il microfono, vieni. Ha tutto una situazione, perché il direttore artistico... Stai bene? Solida, una po' due. Vai, il direttore artistico... Che era Alfredo Cerruti, no? Sempre lui. Allora mi chiede una canzone per Gianni. Io gli porto a sentire questo provino, lui lo sente come... Dopo 20 secondi prende la lacca che era d'ascolto e la lancia via, dice: ma che cosa hai scritto? Questa proprio è una casa, ma cosa hai scritto, napoletano? E lo butta così. Io esco e gli dico alla segretaria: ma l'ha lanciato, l'ha buttato via. Mi dice lui, lei, la prossima volta che vai a far sentire qualcosa, prima passa da me. Ti dico io se puoi andare a fare... Cioè, di che umore è! Brava! Ecco, che mi... Passo un mese dopo, perché la canzone ancora non si trovava, gli riporto la stessa canzone, lui l'ascolta, dice: chiamiamo Daniele Pace che facciamo il test, abbiamo trovato la canzone e ha vinto il disco per l'estate. Va bene, la vita è appesa a un filo, è tutto un equilibrio sopra la follia. Qual è il titolo di questa canzone? Lettera al gigante. Il gigante è lui? Il gigante è lui. Dai. Sottotitolo per me, senza mai perdere l'allegria. Bravi. A grazie. Voi. Ti seguo e imparo a camminare. Sto attento a dove metto i piedi. Fai attenzione pure tu, perché seguirò i tuoi passi. Un tuo dito nella mia mano. E imparerò e volerò e crescerò e mangerò con te vicino. Con le tue mani da gigante puoi accendere le stelle. E se mi prendi sulle spalle farò solletico alla luna. Proprio prima di addormentarmi. Raccontami le favole sugli angeli incantesimi e chiudo gli occhi. Voleremo al centro della terra, aquile reali in cerca di colori, arcobaleni mai dimenticati, volteggiando in cielo come due campioni. Non capisco quale lungo viaggio tu dovresti far senza accompagnatore,
e non mi dire adesso che è già tardi, l'universo è ancora tutto da scoprire, e se mi lasci adesso ti giuro muoio, muoio, io muoio. Una farfalla ricorrente nei giorni più importanti, gli mancano solo le parole e canterebbe una canzone, poi si appoggia sulla mia testa e scivola dolcissima una lacrima salata sulle mie dita, e portami stanotte nel tuo viaggio d'avventure con te. Centro della terra, a vivere in cerca di colori, arcobaleni mai dimenticati, volteggiando in cielo come due campioni, diventeremo belli come gli aeroplani che disegnano figure in mezzo al cielo, ci butteremo forte giù in picchiata e a mille miglia allora torneremo in volo. Quanto ti sei emozionato quando hai trovato il foglio a cantare, l'avete cantato insieme? Serena, c'è una frase che dice: non capisco quale lungo viaggio tu dovresti fare senza accompagnatore quando abbiamo ancora tutto il mondo da scoprire. Come fai a non emozionarti? Ma certo, adesso portiamo papà allo specchio, Andrea, goditelo un po' con gli affetti stabili. Vieni, vieni. E partiamo da Marina. Sì. Che è tua compagna da 13 anni, ma vi siete sposati da poco? Ci siamo sposati a ottobre. Ah, quindi ora? 10 Bravo. Ottobre dello scorso anno. Perché? Dopo 13 anni. Perché avevamo voglia di sposarci e di dare un senso a 13 anni. Ma perché di così tardi? Perché dovevamo farlo un po' prima, poi dopo pandemia. C'è stata la pandemia e una cosa e l'altra. E ora tutto è ricominciato. Marina, per te. Io non ti dico spesso che ti amo e quindi te lo dico poche volte, però tu sei l'uomo che ha preso la mia vita tra le mani, come dico sempre, mio papà mi ha dato la vita e tu sei l'uomo che l'ha presa tra le sue mani e se l'è messa nel cuore. Ti farò impazzire un'ora prima di dormire. Credo che la cosa più bella che io possa dirti è che tu sei parte di me e io mi sento parte di te. Ti amo e ti faccio una promessa oggi, davanti a milioni di telespettatori, davanti a Serena, ti prometto che imparerò a cucinarti le uova all'occhio di bue, te lo prometto. Ti amo, amore mio, un bacio. Meno male. Le uova al tegamino sono la cosa più facile del mondo, ma lei non riesce mai a farle come vanno fatte. O forse tu sei un po' rompiscatole? No, non lo so, è più falle te le faccio io, alle volte dico no, le faccio io. Ma in genere cucini te più in casa o più lei? Prima cucinavo un po' di più io, poi piano piano sono diventato pigro perché poi dopo cucina lei. Come hai conquistato questa ragazza? Questa donna che vive al tuo fianco da 13 anni? Credo, sì, con un po' di fatica, specialmente all'inizio, perché è certo che l'età tra me e lei... Quanto c'ha di differenza? Sono circa 26 anni, quindi insomma sono parecchi. E io pensavo a fra 10 anni, e oggi siamo fra 10-12 anni, sono passati questi 10 anni in più. Però fortunatamente stiamo bene e io sono innamorato come quando l'ho vista la prima volta. Lei direi di sì. Quindi insomma lasciamo andare le cose come stanno andando, che mi sembra vadano bene. Fra 10 anni e fra... No, lo capisco la paura di dire certo, perché innamorarti e metterti insieme con una persona più giovane a 60 anni ci vuole del coraggio.
Ah sì, beh, a parte che l'amore supera ogni barriera, eccetera, eccetera, poi insomma non, differenze d'età sono sempre relative. E, ma qual era la tua preoccupazione? La mia preoccupazione è quella che... Era quella, sì, che poi man mano che il tempo passa sicuramente è sempre più difficile, no? Stare al passo con tante cose. Con... E però quelle... tu lo faresti per lei? Al passo. Sì, quindi... sì, cioè io fino all'ultimo momento gli sarò sempre al passo, ci mancherebbe. C'è una cosa che non le hai mai detto e che magari vuoi dirle ora? Una cosa che non le ho mai detto è che sono stato molto fortunato a conoscerla e a vivere con lei tutto questo tempo. Ti mando un messaggio anche a Erika, che è la figlia di Marina. Di Marina, sì. Diciamo, nella vostra famiglia allargata sono i due tuoi maschi e poi è arrivata Erika. Sentiamo che ti dice. Ciao Sandrino, come va? C'era Lunetta qua che ti voleva fare un saluto e soprattutto io ti volevo dire che ti voglio un sacco di bene, anche perché è una cosa che di persona non ti dico mai e quindi ne approfitto perché così è molto più semplice. Ciao, un bacino. Questa è proprio una sorpresa, perché davvero con Erika c'è un rapporto straordinario da quando ho conosciuto sua mamma, era una bambinetta di 10 anni e credo mi abbia detto veramente pochissime volte ti voglio bene, però me l'ha sempre dimostrato in tante altre cose. Ma tu hai, diciamo, immagino la cosa più complicata da gestire con una figlia che ha un altro padre è non sovrapporsi al vero al padre biologico. Assolutamente no. Io anche nelle decisioni più importanti faccio sempre un passo indietro perché ha un papà che è presente. Tra l'altro è strano, ma in tante cose suo padre chiede a me dei consigli su come affrontare determinate cose sue. Quindi... veramente voglio bene a queste persone perché hanno saputo come affrontare la loro vita e come stare ognuno al proprio posto, però stare vicini. Ma un difetto ce l'hai, torno alla domanda io? Di Charlie. Sì, ne ho troppi difetti. Uno. Sono geloso, sono possessivo, sono che ne so io, cioè c'ho un sacco di cose, ho sempre, sono un brontolone, vorrei vedere le cose in un modo, poi vanno in un altro. Ne ho tanti. La cosa più brutta che hai fatto per gelosia? Cosa più brutta per gelosia? Non lo so, può essere stato a spiare, andare sotto come casa. Spiare? Sì. Sotto vedere casa? Vedere se mi dice no, devo fare una determinata cosa. Io in macchina aspettare, ma sarà così o no? Ma favoloso. Ansia. Senti, c'è un grandissimo della canzone italiana che ti manda adesso un videomessaggio. Lui sì. È Mogol. Giulio. Caro Sandro. Ho saputo che sei in televisione, voglio farti gli auguri e un saluto caro. Ricordandomi di quella bellissima esperienza che è stata la Nazionale Cantanti, alla quale io e te abbiamo partecipato. Ci siamo divertiti e siamo riusciti in 40 anni a consegnare ai bambini sofferenti 100 milioni di euro. Per cui festa per tutti, quando si parla della Nazionale Cantanti arriva la felicità. Grande bravo, Giulio. Bravo, grande tu sei stato allenatore anche, no? Sono stato prima giocatore, poi allenatore. Posso, visto che parliamo di questo, l'11 di giugno sta arrivando, giocheremo a Mantova, ci sarà una partita bellissima per regalare un macchinario sofisticato per l'ospedale Carlo Poma di Mantova. Quindi a tutti bravi. Gli amici che sono lì, venite alla partita. Assolutamente sì, e con Giulio hai condiviso qualcosa? C'è un aneddoto, qualcosa che vi unisce a parte Nazionale Cantanti? Con Giulio posso imitarlo se vuoi. Dai, cioè, vai. Quando gli chiedevo di uscire, che dicevo Giulio, ma dai, perché adesso devi uscire? Perché se avessi di stare... Perché te fai sempre uscire me? Che io sono qui ancora che sto correndo come un pazzo. Fai uscire Ruggeri, no? Invece di fare uscire me. Cioè così. Cioè, perché secondo lui uscire dal campo di calcio non voleva mollare. No, perché se c'era Ruggeri doveva giocare anche lui, capisci? Sentiva più forte perché di Ruggeri. Perché proprio Ruggeri, cioè quello era il suo sparring partner. Perché Ruggeri è
un giocatore di classe, ma non è un giocatore con tanto agonismo, quindi non corre molto. Quindi lui dice, se non corre Ruggeri, e quindi io non corro, sono al pari di Ruggeri, perché fai uscire sempre me e non fai uscire Ragazzi, Enrico? Ragazzi, la competizione nazionale dei cantanti, Enrico, perdonaci se abbiamo scoperto questo, sei un po' lento però, giusto? Però gioca di tacco molto bene. Bene il tacco, purtroppo Enrico, sei un po' lento. Grazie Sandro Giacobbe, vieni Andrea. Grazie Serena. Ci salutiamo, c'è una cosa che non gli hai mai detto a papà? No, con questa lettera ha sfogato qualunque cosa. Abbiamo detto tutto, sì. Sì, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, io sono orgoglioso di avere due figli straordinari, ma uno come Andrea che mi ha regalato una cosa così bellissima che per tutta la vita potrò portare con te nel cuore. Ma anche perché... noi ci diciamo tutto quotidianamente, c'è tanta comunicazione. Parlate con i figli, parlatevi, parlate con gli amici, parlate con le mogli, parlate con i padri, parlate con le madri, con i genitori, con i nonni. Grazie per essere stati con noi. Grazie, viva la vita, grazie. Grazie a voi.